Allora, in conferenza stampa abbiamo mister Bertone oggi per Gaeta e Salvatore Armeno, centrocampista. Prego. Allora, mister, che cosa ha detto? Questa è la mia, sarà la mia unica domanda. Che cosa ha detto all'arbitro alla fine di questo match che il Gaeta avrebbe meritato di vincere non una ma due volte? No, ho detto solamente che in una partita non si dà un rigore e basta. Se ce ne sono due, tre, quattro li devi dare, perché non vedo perché di condizioni mi hanno dato un rigore per noi, un rigore per loro. È nettissimo sui due episodi, il fallo di mano e il fallo sul Reale. Però purtroppo lui dice che non ha visto né il fallo di mano né il fallo dell'avversario. Quindi sono due episodi importanti per noi. Ma al di là di questo penso che la partita è stata dominata letteralmente da noi, con sei ragazzini in campo, ricordiamolo, e che hanno veramente fatto una grande partita e hanno svolto tutto quello che abbiamo provato durante la settimana. Abbiamo cercato di togliere le fonti di gioco loro, che era siciliano, con Don Bosco che andava in pressione in fase non possesso. E poi ripartivamo bene in verticale, senza attaccante, abbiamo cercato di giocare sulla velocità sapendo che la loro difesa era un po' statica e ci siamo riusciti anche abbastanza. A Capodici cosa ha detto? Io più che altro mi sono innervosito solo sull'episodio dell'espulsione, perché poi sulla situazione di rigore lui mi dice che non l'ha toccato, io da lontano non posso dare giudizi, però sull'espulsione è netta, perché ormai il ragazzo si era allontanato e non è andato a toccarlo con la testa, questo è un episodio che lui non deve commettere, anche perché è un portiere esperto e queste cose non si fanno, perché l'avesse commesso a 15 metri dalla fine sarebbe stato per noi al massimo, quindi speriamo che sono episodi che non si ripetano più. Torniamo dall'inizio, rifacciamo un po' il quadro sulla partita e complesso come è andata, secondo lei? È andata bene, il primo tempo un po' più equilibrato, dove loro veramente sapevamo che era una partita d'attesa, hanno giocato tutti quasi fuori quota 10, era anche normale, aspettavano noi, cercavamo di ripartire sui nostri errori. Poi nel secondo tempo i ragazzi sono entrati con un pin in più, molto convinti di poter fare la partita e di poterla vincere. E penso che sia sullo 0-0 non si è mai mancato, che sull'1-1 non ci siamo demoralizzati, anzi abbiamo cercato più volte il gol del 2-1 che i ragazzi meritavano. Però non applauso a tutti i ragazzi perché veramente hanno fatto una grande partita, un grande derby. Primo tempo così è così, secondo tempo dopo il gol si è sfilata la partita. Ma il primo tempo è più equilibrato. Anche se avevamo noi il pallino del mano, ne avevamo creato tanto, che loro erano chiusi bene, ripartivano bene. Nel secondo tempo sicuramente, io penso subito, abbiamo preso di nuovo le mani in gioco, abbiamo cercato più profondità, abbiamo messo Emma tra i due centrali perché abbiamo visto che erano molto lenti e quindi abbiamo cercato sullo scarico di lanciare oltre la linea Emma e infatti in più di un'occasione si è presentato uno contro uno e da lì abbiamo preso il calcio di rigore. Poi è normale anche l'entrata di Leali, anche se in perfette condizioni di Vicilia, ci ha dato più esperienza, un po' più di profondità, un po' più di fisicità e abbiamo creato 3-4 palle con le linee. Calabrese è un creatore in difesa. Io non voglio citare Calabrese, io voglio citare Fortunato. Fortunato veramente è un giocatore importante, un ragazzo che viene insieme a tutti i ragazzi, vengono nel nostro settore, quindi questa è una grande soddisfazione per noi perché mettere in derby e 6 under, di cui 4 del nostro vivaio, non lo fanno tutti in queste categorie. Emma sta tornando in forma, mi sembra, no? Emma sta tornando in forma, ha fatto bene anche di Emma, quindi penso che la squadra si sta comportando bene in virtù di domenica, dove abbiamo un'altra partita difficile. L'unico rammarico oggi è non aver dato una soddisfazione con la vittoria con i tifosi, per il resto è una prestazione importante. A questo Formi, come l'ha visto? Formi è una buona squadra, una squadra che mi aspettavo, sapevamo che la loro fonte di gioco era siciliano, abbiamo messo Bosco in fase un possesso su di lui e abbiamo tolto tanto poi è normale che Iezzi è un giocatore importante, quando è entrato Marinello pure, sono tutti già pure ragazzi di colore, ragazzi importanti, è una buona squadra, secondo me può fare bene in questo campionato. Dopo questa partita quante probabilità il Gaeta di superare il turno? Io penso ancora al 50% perché penso che alla fine con 0-0, 1-1, 1-2 doveva vincere anche al ritorno. È ovvio che l'1-0 ci dava qualcosina in più di percentuale, ma su 1-1 dobbiamo andare lì a giocarcela, ce la giocheremo come abbiamo fatto oggi. E tra 15 giorni sicuramente sarà un Gaeta ancora più in crescita rispetto a quello che abbiamo visto oggi, dove nel secondo tempo hanno spinto molto i giocatori del Gaeta.
Ah, le occasioni importanti ce ne sono state. Anche sotto aspetto mentale, sugli automatismi, una squadra, non dimentichiamo, oggi mancavano giocatori importanti, reali, Biscito, Sant'Eligorio, Iniziata, sono giocatori che ti danno quel tasso tecnico importante, quell'esperienza importante, però io oggi sono contento per come i ragazzi, i nostri giovani, hanno interpretato un derby che non era facile. Non era facile perché anche se di Coppa Italia è sempre una partita sentita, lo sappiamo come è da forma. I ragazzi non si sono affatto emozionati e hanno giocato una partita alla grande. E come l'ha vissuto Melchionna questo primo derby? Mi sembra il primo per... Il primo derby ufficiale, però una partita dove ci tenevamo, ripeto, a regalare i tre punti, comunque una vittoria più che altro ai nostri, tifosi. Non ci siamo riusciti, però l'ho vissuto bene, tranquillamente, ho detto ai ragazzi che era una partita come le altre, solo che in mezzo c'era la soddisfazione importante che i tifosi volevano avere. Io penso comunque che il tifoso nostro oggi sia contento per come i ragazzi hanno sudato la maglia e per come hanno interpretato questa partita. Ultima domanda da parte mia, si è visto dalla tribuna Melchionna che è andato a complimentarsi con Leccese dopo il calcio di rigore, mi sembra un'esecuzione perfetta. Sì, era il nostro rigorista, c'era Cesemma, voleva tirare anche Emma, però Samuele se lo sentiva, quindi poi ha fatto un calcio di rigore importante, con il fatto freddo, mezzo cucchiaio. Senza l'arbitro quanto finiva la partita? 3-1. Senza l'arbitro che si comportava bene. Ma purtroppo... Mettendo anche il gol di Emma che si è dimenticato la palla, insomma. Purtroppo non mi piace recriminare, sono episodi che oggi sono andati a sfavore nostro, magari la prossima andranno a favore mia. Purtroppo due episodi così netti è difficile avere in una partita dove la Conte concede almeno uno dei due rigori. Purtroppo ci può stare, è umano anche loro sbagliare. Allora andiamo adesso, potete fare domande adesso anche a Salvatore Armeno, che è un centrocampista, è un 96, che io credo rappresenti meglio di ogni altra cosa la volontà della società proprio di dare spazio ai giovani. Diciamo, qualcuno in tribuna sentiva, non credeva, insomma, che questo ragazzo avesse appena 16 anni, insomma, e il mister mi sta dando la fiducia che merita tra l'altro. Salvatore, questa, se non ricordo male, è la prima partita in cui entri da titolare. Ti ho visto crescere col passare dei minuti. Alla fine, quando è arrivata la sostituzione, cosa ti è passato per la testa? Mi è passato la testa che volevo restare in campo e che pure io volevo aiutare la squadra a provare a vincerla fino alla fine, perché alla fine, come Gaetano, per me è un derby, e quindi io non dico come gli altri, non ci sentivo, e volevo restare fino alla fine in campo. Ma eri soddisfatto della tua prestazione? Ma questo deve giudicarlo il mister, non devo giudicarmi. Cioè io mi ritengo soddisfatto, però io sentivo anche il parere del mister e di tutti gli altri. Questo è quello che avrebbe la risposta di un veterano, dacci la tua. Un ragazzo di 16 anni con tutta la tua spontaneità. Eri contento di aver... Io alla fine sono contento di aver giocato. Ti abbiamo visto veramente crescere col passare dei minuti. Perché io quando ero piccolo i derby andavo per in tribuna. E stare in campo e vivere questa grande vivere questa grande gioia di giocare appunto il derby con l'Euforia. Sei tu, Rus? Penso di per me di essermi espresso nel modo in cui chiedeva il mister. Come hai visto questo form da Gaetano? Come cosa ti aspetti dalla partita di ritorno? Se giocherai giustamente. Aspetterò un Forma che non proverà ad attaccarci, ma proverà a difendersi come ha fatto nella partita di oggi. Proverà qualche verticalizzazione verso gli attaccanti, perché sinceramente non sono stato da questo Forma, non mi ha sorpreso, è una squadra come le altre. Anzi, per come la prestazione di oggi, considero anche la superiore. Beh, in termini di occasioni sicuramente, ma a te qual è stata la parte più difficile, il compito più difficile che ti sei trovato a svolgere in mezzo al campo durante l'arco della partita? Il compito più difficile soprattutto quando dovevo uscire dal centrocampista del numero 10 siciliano, che è veramente un giocatore che ha dato grande tecnica e si vede che era uno dei veterani della squadra. Grazie. Quando dicevi che il Formio poteva andare via, allora grazie a Salvatore Armeno e a mister Melchionna. Adesso sì, aspettiamo per venire in conferenza stampa il mister del Formio, ecco, Pino Servaggio che sta arrivando. Grazie, ciao. Mi sa chi era il mister.